In questa puntata parliamo di costi, parliamo di prezzi, anzi, o meglio, proprio di costi di generazione dell'energia. E quindi partiamo subito con l'introdurre quello che è un'ennesima sigla inglese, in italiano si pronuncia LCOE, in inglese si pronuncia COE. Il COI, il COI. Al di là della pronuncia più o meno corretta, il COI significa Levelized Cost of Energy, quindi il costo complessivo della generazione di elettricità in questo caso. Però attenzione, questo costo va a misurare il costo dell'impianto, includendo quello che è l'ammortamento dell'eventuale capitale finanziario preso a prestito, il ritorno dell'investimento, il costo operativo dell'eventuale combustibile o comunque fonte energetica che stiamo utilizzando per produrre quella elettricità e infine la manutenzione. Ecco, vedete tutte cose che potete leggere tranquillamente su Wikipedia o su altre fonti di informazione. Però già da questa definizione si capisce come manca una cosa estremamente importante, e cioè gli eventuali danni ambientali, gli eventuali inquinamenti. Ed ecco perché io passo immediatamente alla successiva diapositiva e ancora una volta vi faccio vedere questo grafico che ho fatto già vedere nelle puntate scorse, ma lo ribadisco, è un grafico che proviene dal Fondo Monetario Internazionale, quindi un'associazione composta da 190 nazioni in tutto il mondo, e ricordo per l'ennesima volta che il più grande squilibrio esistente è rappresentato dal fatto che i sussidi alle fonti fossili, quindi non i sussidi alle rinnovabili, ma i sussidi alle fonti fossili, sono una enormità, sono 7 mila miliardi. Nel 2022 sono stati 7 mila miliardi, il 7% del PIL, e come si vede da questa figura, sono in aumento, vedete si parte dal 2015 e si arriva fino appunto al 2022, dagli ultimi dati annuali che abbiamo a disposizione. Ancora più importante, cosa che non ho sottolineato nelle scorse volte che ho richiamato questo grafico, è che la maggior parte di questi sussidi sono sussidi impliciti. Vedete la parte in azzurro qui sotto, che appunto mi definisce che l'azzurro chiaro sono i sussidi impliciti, cioè il fatto che io sottostimo i costi di inquinamento dell'aria e dell'acqua che sono causati appunto dai combustibili fossili. Quindi i combustibili fossili, poiché non pagano la stragrande maggioranza degli inquinamenti che hanno prodotto, beneficiano ogni anno di 7 mila miliardi di dollari. Se io faccio la divisione per 365 giorni, significa quasi 20 miliardi al giorno, 19 miliardi di dollari al giorno di aiuti pubblici a una fonte fossile che è estremamente inquinante e che, fra l'altro, fa guadagnare molti soldi a quel centinaio circa di soggetti che ci vende, e ricordiamolo anche qui per l'ennesima volta, circa mettendo assieme petrolio, gas, carbone, mettendo tutto assieme, trasformandolo in petrolio semplicemente per semplicità, per unificare, allora posso dire che sono circa 35-40 miliardi di litri al giorno, circa 35-40 miliardi di litri al giorno che vengono venduti a tutta l'umanità, a tutto il globo, per i nostri fabbisogni. Ora, perché voglio insistere sul concetto di costo? Perché se io vado a verificare
quanto mi consuma un'auto elettrica, e faccio l'esempio dell'auto che è una delle cose, diciamo, che utilizziamo tutti i giorni, di cui abbiamo esperienza diretta. Ecco, se voi andate sui motori di ricerca e fate una ricerca su quanto consumano le auto elettriche, vi renderete conto che con un kilowattora, il kilowattora è l'unità di misura dell'energia, con un kilowattora un'auto elettrica fa mediamente 5 km. Quindi con un kilowattora, ripeto, mediamente, dipende dal modello, dipende dalla potenza, dipende da come la guidate, ma mediamente si fanno 5 km. Quindi significa che per fare 10 km io ho bisogno di 2 kWh. Perché vi dico questo? Perché tutti voi sapete benissimo quanto vi costa fare 10 km con un'auto, vuoi a benzina, vuoi a gasolio, vuoi a GPL, vuoi a metano. Per fare 10 km circa, anche qui dipende, può variare, ma per fare 10 km, lo sappiamo, ci vuole circa un euro per fare 10 km. Poi, ripeto, si potrà avere da 0,7 a 1,3, c'è un range che dipende se sono in autostrada, se sono in traffico urbano, che stile di guida ho, da tante cose, però credo che mediamente si possa dire che per fare 10 km ci vuole un euro di costo. Bene, tenete presente questo. Quindi per fare 10 km con un'auto a motore a scoppio, circa un euro. Ora vediamo subito quello che è il costo di un kilowattora quando andiamo a produrlo in maniera, diciamo così, industriale, cioè i grandi impianti. Ecco, vi faccio vedere diversi dati, ma vedrete che più o meno tutti quanti oscillano attorno ai 5, 6, 7 centesimi per kilowattora. 5, 6, 7 centesimi per kilowattora. Questo è un primo studio di Bloomberg, vedete qui la sorgente, appunto, è Bloomberg, in giallo chiaro e giallo scuro, appunto, il costo del kilowattora espresso come LCOE, appunto LCOE, negli anni passati. Vedete che era circa 400 nel 2009, 400 euro a megawattora, quindi 40 centesimi al kilowattora, e poi è sceso, e attualmente nel 2023 siamo attorno ai 6-7 centesimi per kilowattora, quindi 60-70 euro a megawattora. Questo è Bloomberg. Vi faccio vedere l'International Energy Agency, IEA, lo vedete qui a destra, International Energy Agency, quindi l'agenzia che si occupa di tutte le fonti energetiche, sia rinnovabili che fossili. Se andiamo a pagina 54 di questo loro ultimo studio del 2023, pagina 54, quindi ci siamo, scendiamo, eccolo qua. Loro l'hanno diviso, vedete, hanno fatto i costi medi sia per quanto riguarda le fonti fossili sia per quanto riguarda le fonti rinnovabili, e li hanno divisi in 4 macro regioni geografiche. Come vedete, Cina, Stati Uniti, quindi Cina qui in alto a sinistra, Stati Uniti a destra, e poi sotto abbiamo, hanno accorpato assieme Unione Europea con Gran Bretagna e l'India. Ora andiamo alla regione che, diciamo, in cui viviamo, osservando giusto velocemente anche le altre. Se noi partiamo con la Cina, abbiamo un 2023 e siamo appunto attorno ai 7-8 centesimi per kilowattora. Andiamo agli Stati Uniti, andiamo sempre al 2023 e siamo attorno agli 8 centesimi oppure ai 18 centesimi se andiamo per quanto riguarda gli impianti di piccola taglia. E qui
E qui c'è la prima grossa differenza. Io mi sto facendo vedere e stressando soprattutto i dati degli impianti di grande taglia, naturalmente sono quelli in cui il costo unitario del risultato finale, cioè del kilowattora, è chiaramente più basso. Più grande faccio l'impianto, più riesco a fare economie di scala e quindi avrò un prezzo, un costo finale di produzione basso. Vi faccio vedere però anche gli impianti più piccoli, quelli che si mettono sui tetti dei capannoni e anche quelli che si mettono sui tetti delle abitazioni. Però perché voglio partire col dato industriale? Perché se uno al termine di questa carrellata, che vede per esempio appunto l'Unione Europea avere attualmente circa sui 15 centesimi al kilowattora e l'India avere circa 7 centesimi a kilowattora, ecco, si rende conto dell'enorme, enorme convenienza di costo tra un combustibile fossile con il quale per fare 10 chilometri io spendo un euro all'elettricità autoprodotta o comunque comprata a questi prezzi. Stiamo parlando dei prezzi di produzione, quindi si capisce come grandi soggetti, non faccio nomi, non voglio fare pubblicità, grandissimi soggetti multinazionali in tutto il mondo stanno transando il loro parco veicoli in veicoli elettrici, perché a quel punto, anziché pagare un euro per ogni 10 chilometri che questi veicoli fanno, pagheranno 15 centesimi, 20 centesimi, pagheranno al posto di un euro, pagheranno 15-20 centesimi. Quindi mettiamo anche 20 centesimi, 5 volte di meno il costo del combustibile. 5 volte di meno il costo del combustibile. Ripeto, nel caso di produzioni da grandi impianti. Vediamo un ulteriore dato e caliamolo in questo caso su, cioè abbiamo proprio il dato di Roma, abbiamo il dato di Roma che, come vedete, nel 2024 il costo stimato per un megawattora sono 30 euro, il che significa che quest'anno chi costruisce un impianto appunto di dimensioni industriali, un impianto da diversi megawatt, avrà come costo di produzione dell'energia 3 centesimi al kilowattora. 3 centesimi al kilowattora. Quindi, tornando all'esempio di prima, per fare 10 chilometri con un'auto pagherei 6 centesimi di carburante al posto di un euro. Al posto di un euro. E qui come fonte abbiamo Solar Power Europe, quindi stiamo parlando in questo caso di una fonte di parte, quindi effettivamente i costi sono decisamente bassi, ma anche ipotizzando che si sbaglino di parecchio, rimane il fatto che siamo a livelli veramente veramente molto bassi, e i dati che vi ho dato prima comunque erano dati assolutamente neutrali, quindi non di un'associazione di categoria, ma erano, quindi aveva messo anche i costi fossili, perché appunto si occupa di tutte le fonti energetiche. Però rimaniamo, diciamo, su un valore più medio, diciamo dai 10 ai 20 centesimi per fare appunto 10 chilometri con un'auto al posto di un euro di carburante fossile. Quindi capite che la transizione ai veicoli elettrici ha una convenienza. Andiamo ancora un po' più nel dettaglio con una simulazione di un impianto da un megawatt in Italia. Come vedete, c'è un tempo di rientro visualizzabile in questo istogramma qui con le barre arancioni, che ci fa vedere come nel passaggio dal quarto al quinto anno io annullo i costi, quindi ammortizzo l'impianto nei primi 4 anni, poi dal quinto in poi è tutto guadagno. Quindi
investo 900.000 euro e alla fine dei 20 anni, vedete c'è un ricavi stimati per 20 anni, ho 1.458.000 euro. Quindi con un rendimento del 17,7% annuo. Ora capite perché, e quindi torno un attimo qui, capite perché da un paio d'anni, vediamo se mi riesce il passaggio alla diapositiva, eccola qua, capite perché da un paio d'anni, da un paio d'anni è avvenuto il sorpasso in cui le rinnovabili ricevono più investimenti dalle fossili. E vedete appunto gli andamenti degli ultimi anni, dove vanno i soldi degli investimenti, cioè chi investe, dove investe. In giallino arancione vedete il fotovoltaico e in azzurro l'eolico. Ecco, non occorre, diciamo, grandi analisi quantitative per capire che eolico e fotovoltaico si stanno prendendo sempre di più la stragrande maggioranza del denaro dell'investimento, perché con questi ritorni veramente sono molto interessanti. Chiudo con il caso diciamo domestico, però faccio subito una premessa. Abbiamo le comunità energetiche rinnovabili che sono possibili, per cui stante il fatto che più piccolo è l'impianto, chiaramente più mi viene a costare l'elettricità che produco, questo è un motivo in più per associarsi e fare comunità energetiche, quindi impianti che anziché essere sui tetti delle abitazioni, quindi con costi piuttosto elevati, possono essere o su tetti di capannoni industriali, quindi già decisamente la superficie è maggiore, oppure sui terreni, naturalmente selezionandoli e facendo l'impianto in maniera tale che non ci sia danni particolari. Ovviamente ricordo che in una puntata precedente vi ho fatto vedere i numeri precisi del consumo di suolo, non della cementificazione, perché ricordiamo gli impianti non cementificano, gli impianti fotovoltaici non cementificano, e quindi chi non l'avesse vista, rimando a quella puntata in cui si capisce come non è assolutamente il problema dell'agricoltura, il problema dell'agricoltura non è assolutamente il fotovoltaico, i numeri sono talmente bassi che non è assolutamente quello il problema. Lo dico in 5 secondi, è un capro espiatorio che viene utilizzato come scusa per rimandare ancora il fatto che ciascuno di voi si possa autoprodurre energia a costi bassissimi. Questo è l'esempio, diciamo, peggiore, nel senso che è il caso di un impianto da 3 kW e per ammortizzare 3 kW ci vogliono 8 anni. Alla fine dei 20 anni di periodo io comunque mi ritrovo con scusate, 30 anni, perché l'impianto dura 30 anni, alla fine dei 30 anni io comunque mi ritrovo con un saldo positivo di 8.000 euro, eccolo qua, mi ritrovo con 8.000 euro di denaro guadagnato, quindi ho speso 5.400 euro, eccoli qua, all'inizio per fare 3 kW, e dopo 30 anni mi ritrovo con un saldo positivo appunto di 8.000 euro. Però detto questo, e detto che questi numeri possono migliorare ulteriormente man mano che facciamo il passaggio dal riscaldamento a gas al riscaldamento con le pompe di calore elettriche e le cucine ugualmente che vanno a gas, a cucina a induzione, quindi questi numeri e questa convenienza può migliorare ulteriormente. Detto questo, questo appunto è il caso peggiore, cioè in cui mi faccio un impianto piccolo, che rimane sempre estremamente conveniente. Però perché fare impianti piccoli quando, unendosi in comunità energetica, posso fare impianti più grandi, il cui quindi costo di generazione unitario del singolo kilowattora si abbassa man mano che faccio impianti più grandi. Quindi è una ragione ulteriore per invitarvi a fare in comunità energetica
e scegliere luoghi acconci e fare impianti più grandi. Chiudo ricordando quello che è il dato, diciamo così, da prima pagina. Per fare 10 euro di 10 chilometri con un'auto con motore a scoppio spendiamo un euro. Nel momento in cui dovessimo approvvigionarci di elettricità fatta da grandi impianti fotovoltaici, questo costo potrebbe non dimezzare, ma addirittura ridursi di 5 volte. E sono già dati con i costi attuali, che vi ho mostrato nel corso di questa lezione. Bene, grazie quindi e alla prossima.